basta, no! Ti prego, Charlie, dai! Ancora, ancora, dai! Allora vi hanno battuto, Mr. Chuck. 60 giovani estati contro 60 inverni. Dai, alzati, giochiamo ancora. Su, giochiamo ancora. Resta con noi. Cantaci qualcosa. Cosa hai detto? Cantaci una storia. Oh, tu vuoi canzone su principessa Ming Lo Fu? Sì! Ah, bene. Andiamo, però buoni. Fate vedere un po' di posto. Fate vedere anche me. Lungo è il viaggio per Shanghai, ma il suo cuore è lieto. È un guerriero forte più che mai, e paura lui non ha. Ha già ucciso 4 draghi, carcerieri di Ming Lo Fu. Quella bella, dolce principessa che gli ama sempre più. C'è un quinto ed anche il più feroce, che da 7 teste sputa fuoco. Lui lo affronta e lo distrugge, salvando Ming Lo Fu. Bravo, bravissimo! Ringrazio molto. Oh no, basta! Da molto tempo ha sua missione in Cina? Sì, tanti anni. Vera esperienza. Shanghai è un posto molto malsano per lei. Se è prudente, non scenderà da questa nave. Questa è una vacanza, vero? Si firma molto in Cina? Umore di vacanze è come ragazza volubile, cambia facilmente. Mr. Chan ha dimenticato la lingua dei suoi padri. Ma lascia stare. È la sua prima visita a Shanghai dopo molti anni, vero? Sì. Sì, veramente molto ansioso a rinnovare conoscenza con patria di onorevoli antenati. Ah, bene, è stato molto gentile. Eccolo, Diana. Mr. Charlie Chan. Ma questo umile mio nome. Sono Philip Nash, segretario di Sir Stanley Woodland. Molto felice fare conoscenza. Questa è la nipote di Sir Stanley, Miss Diana Woodland, canadese. Molto lieta, Mr. Chan. Piacere. Sir Stanley mi ha chiesto di porgere le sue scuse per non essere venuto, ma ha molti impegni di lavoro. Certamente vi vedrete a cena questa sera. Perché cena? Oh, ma via. L'arrivo a Shanghai di un visitatore così illustre è un avvenimento. Molto lusingato da inaspettata conoscenza di mie umili imprese. Dovrà fare un discorso, sa? Oh, l'idea di fare discorso fa venire brividi, davvero. Ciao, papà. Gioia eguaglia stupore nel vedere prole a Shanghai. Spiegazioni, prego. La mamma ha telegrafato del tuo arrivo a Shanghai. Così ho chiesto alla ditta di mandarmi qui per lavoro. Sì? Vendi olio per lampade cinesi. Tu paga, tu paga, tu paga, tu paga! Tu pagale! Io ho portato spasso con mio riscio e tu pagale subito! Aspetta un attimo, amico, non innervosirti. Pagale! Denaro, denaro! Denaro! No, non basta, voglio ancora via, di più. Via, basta. Clanieli, brutta gente. Certo, portafoglio lasciato in altra giacca. Hai indovinato. Oh, vecchia scusa. Vecchia come la barba di Confucio. Prego.
Signore e signori, è un grande piacere per me, come presidente della Camera del Commercio, dare il benvenuto al nostro illustre ospite, il famoso Charlie Chan. E ora ho una buona notizia per voi. Questa sera non ci saranno discorsi. Solo due parole di benvenuto a Shanghai. E ora il colonnello Watkins, commissario di polizia. Io sono fortunato. Ho avuto la fortuna di frequentare Charlie Chan per oltre 2 anni. Charlie è un ottimo amico, ma è uno scomodo nemico. Benvenuto, Charlie. Quando è che il commissario ha conosciuto Mr. Chan? A Scotland Yard, al tempo dell'omicidio di Sir Lionel Bashford. E ora, Mr. Sun Wong. Mr. Chan e signori qui presenti, io molto felice incontrare stasera onorevole Mr. Chan in questa occasione di cena. Noi lieti di sua grande presenza. Ho fatto un'importante scoperta nel pomeriggio. Per questo non sono venuto a riceverla. Ne potremo parlare dopo cena. Sua sottile astuzia e fiuto. 2 orecchie per ogni lingua. Di nostro tempo. Così stasera godremo tutti di sua dolce compagnia. Grazie. Sintin san, ego kokwai, konyat nan gao, ton mai kokwai, twijap. Twitchap. Oné, Feisyung Konich. Dosè, dosè, dosè. Cosa diavolo ha detto? Ha detto ringrazio molto. Siamo felici di avere con noi un vecchio amico, Sir Stanley Woodland, che si farà portavoce dei nostri sentimenti. È davvero un piacere per me concludere questa bella cerimonia. Sono certo di non trovare parole migliori per esternare i nostri sentimenti di quelle dello scritto che è contenuto in questa bella custodia. È di giada. È creata forse dalle mani di un suo antenato. Posso leggerglielo? Prego. Assassino molto ingegnoso. Ma il motivo, Charlie? Il motivo? Motivo? Come fine di spago, con diversi nodi. Facile da vedere, ma difficile da sciogliere. Sir Stanley aveva molti amici e pochi nemici. Alle volte un nemico basta per portare morte. Scatola è stata in mani di segretario di Sir Stanley? Sì. Ma lui... Sentiamo cosa da dire. Diana, come sta? L'ha presa molto male. Della scatola, Philip, te ne sei occupata tu, vero? Sì, l'ho tenuta sempre in camera mia e l'ho portata qui io stessa. Guardato interno scatola prima di venire qui? Beh, quando Sir Stanley me lo chiese ci guardai. Non c'era niente di strano allora. Guardato prima di uscire per andare a cena? No. Qualcuno forse cambiata in pomeriggio? Beh, sì, certo, avrebbe potuto farlo. Tu non l'hai sorvegliata come dovevi. Come potevo supporre una cosa simile? Sì, sì, sì. Forse casa posto migliore per signorina. Le ne sono grato. Permette, colonnello Watkins? Sì, sì, certo. Grazie. Sir Stanley, ottimo amico. Con suo permesso, voglio aiutare indagini. Io speravo che lo dicesse. Tutto il mio dipartimento è al suo servizio. Per ora, preferisco lavorare da solo. Sì, certo. D'accordo, come vuole. La ringrazio. Ora do buonanotte. Buonanotte, Charlie. Grazie. Trovato impronte? Ascolta, papà. Se tu e Sir Stanley lavoravate insieme, è ovvio che chiunque ti ha mandato questo biglietto l'ha ucciso. E l'altro sarai tu.
trovo chiara deduzione. Istinto di detective padre, ereditato da nobile prole. Allora che ne pensi? Non pensato ancora. Vorresti dire che non hai la minima idea? Silenzio, buona risposta quando insicuri. Vai a letto adesso. Va bene. Però ti ho avvertito. Grazie. Distanza non è ostacolo a pensieri affettuosi. Buonanotte. 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 Non dimenticare preghiere. Non hai bisogno. Centralino, chiami la polizia, presto! Puoi tranquillizzarti? Papà! Allora, non ti hanno colpito? Ha avuto idea di visita in attesa, così venuto in tua camera a fare guardia. Scusa, si è addormentato. Pronto? Polizia di Stato. Polizia di Stato. Charlie Chan parla. C'è qualcosa che non va, Mr. Chan? Meglio dire a commissario che desiderio di mio figlio riferire attentato, fondato su affrettata conclusione e devozione per padre. Sì. E ora torniamo a dormire. Cosa? Umile uomo, mai trovato rimedio migliore di tonico naturale come sonno. Ma non puoi andare a dormire con quello che è successo. Correzione, prego. Killer crede Charlie ci hanno ucciso. Secondo tentativo inutile. Papà, tu sei un detective imprudente. Sì. Sveglia, Charlie. Ringrazio molto. Sì, dica. Buongiorno. Voglio ordinare il breakfast. Il ristorante è occupato, Mr. Chan. Vuole attendere, prego. Marloff, qualcosa è andata storta stanotte. Che vuoi dire? Ti inserisco su una linea. Ascolta bene. E non dire niente finché non parlo io. Ora le passo il ristorante, Mr. Chan. Voglio caffè, brioche, marmellata e molto grande omelette. Giusto. Sentito. Ok, resta lì e occhi aperti. Ti faccio sapere più tardi. Ah, no, 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 ma chi è, chi è? Oh. Sei tu, papà. Stavo sognando che lottavo con quattro banditi. Sogni sono come bugiardi, distorcono fatti. Un fatto è molto chiaro. Io ho fame da lupi. Adesso vestiti. Va bene,
Un favore, prego. Non cantare in bagno, capito? Papà, mi manca molto la mia radio. Un orso scalò la montagna, un orso scalò la montagna, un orso scalò la montagna e poi discese giù. Sbrigati lì. Omelette fredda è come pesce fuori di acqua, col tempo non migliora. Dove vai, papà? In visita a deliziosa fanciulla. Tu stai qui e rispondi telefono. Informerò mia illustrissima signora di sua inestimabile presenza. Ringrazio molto. Auguro ai suoi onorevoli antenati sereno riposo. Buongiorno, Mr. Chan. Buongiorno. Spiacente disturbare. Venuto per condoglianze. Grazie. Io tento aiutare polizia. Ora necessarie domande. Forse lei ha risposte. Domandi pure ciò che vuole. Sir Stanley era nervoso. Forse temeva attentato? Beh, io non so dirle nulla di preciso, ma nelle ultime settimane lo zio Stanley, ecco, diciamo che prendeva qualche precauzione. Vuole essere chiara? A quanto mi risulta, non voleva mai restare solo. Io ho spesso aiutato onorevole zio in importanti casi. Lei sa genere di suoi affari? No. Qualcuno ha fatto in modo che Sir Stanley non parla con me. Forse ricerca tra carte di zio rivela importanti messaggi per me. Mr. Chan, ieri sera quando Philip se n'è andato, qualcuno si è introdotto nella biblioteca. Stamattina c'erano carte sparse dovunque. Mi fa vedere? Venga con me. Niente è stato toccato? Philip è venuto un attimo stamattina. Poi ha chiamato la polizia e il colonnello Watkins ha detto di non toccare niente fino al suo arrivo. E Mr. Philip? È qui? No, è andato giù ai docks a incontrare Mr. Andrews. Viene da Washington? Io non lo so. Lo zio Stanley lo stava aspettando. Lei ama molto quel giovane. Sì, è vero, molto. È giovane fortunato. Se trova carte per Mr. Andrews o per me, vuole conservarle? Molto importante. Oh, sì, Mr. Chan. Ringrazio. Prego. Ma sì, ti amo sempre di più. Do i numeri, non ci sei che tu. Ma ascolta, bevi. Perché? Non è forse più di mezz'ora che ti sto ascoltando? Tu, a bordo, dicevi che volevi vedermi ogni sera. Hai cambiato idea, forse? Certo che voglio vederti. Insomma, stasera, ci vediamo o no? Da un'ora ti dico che non ne sono sicuro. Tu sai che... Allo? 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 Sì, è la sua stanza. No, non c'è. Certo, sì, quando viene glielo comunico. Sono qui. Era il... segretario di Sam Stanley. Sì, e ha detto che... che Mr. Andrews è già arrivato. Ma come fai, papà? Hai gli specchi. Buoni per guardarsi le spalle. Beh, sentiamo. Lo sapevi che Mr. Andrews vuole incontrarti? Certo, ora che tu hai detto io so. Mr. Chan? Sono io, Charlie. Mi manda il commissario di polizia, questo è per lei. Ho cercato di raggiungerti, ma il telefono era occupato. Ho scoperto qualcosa di importante. Vieni subito da me. Il mio autista ti porterà, Watkins. Tu hai parlato con telefono a ragazza o a tante ragazze?
Una sola, papà. Io cercavo di sganciare, ma quella... Mi scusi. Solo un secondo. Certo, signore. Chiama commissario di polizia. 15380. Pronto? Mi passi l'15380. Ehi, papà, non penserai che sia falso questo? Falso? Cosa vuoi dire, prego? Su, dai, non ti puzza un po' tutto quanto? Un poco, forse. Vedremo. Sì? Quel vecchio è molto furbo. Sta controllando. Passamelo. Polizia di Stato. Chi è lei? Oh, Mr. Chan, un momento. La faccio parlare subito col segretario. Buongiorno, Mr. Chan. È un'ora che provo a chiamarla, ma era sempre occupato. Umilmente mi scuso per... telefonico amore di mio figlio. Il commissario desidera che venga subito all'indirizzo che ha dato all'autista. È uno dei nostri. Ringrazio molto. E ora dove andiamo? Io vado. Tu stai qui. E prendi bene nota. Tu paghi conto per tutte telefonate a tue ragazze. Beh, sono arrivata il più presto possibile. Tu hai una fretta tremenda, a quanto vedo. Allo? Chi lo vuole? Il colonnello Watkins, commissario di polizia. Oh, buongiorno, sì. Papà ha avuto il messaggio. Sta già venendo da lei. Come sta già venendo da me? Io non gli ho mandato messaggi. Che cosa? Charlie Chan, secondo il figlio, sarebbe appena uscito dall'hotel dopo aver ricevuto un messaggio che gli avrei inviato io. È strano. È più che strano. Mandi all'hotel un paio di uomini e che mi facciano subito un rapporto. Bene, signore. Signore, vuol comprare dei fiori? Grazie, signore. Chiamatemi un taxi, ho molta fretta. Qui, signore. Seguo quell'auto. Doppia tariffa se la raggiunge. Ehi, schiacci quell'acceleratore. Devo raggiungere quell'auto. Avanti. Via, lasci guidare me. No. Siamo arrivati. Tu dare soldi, prego. Grazie. Via. Via. Si sieda. Questa accoglienza lusinghiera. Charlie Chan vede a volte nemico in piena luce. Ora nemico vede Charlie Chan. Un piccolo assaggio della sua medicina. Medicina molto amara. Che cosa fa a Shanghai? Credo che forse lei mi ha impedito di dare risposta. Eccone un altro. Lì. Ascolta, papà, il commissario mi ha... Spero che cattura sia lezione che insegna a tacere. Il silenzio non l'aiuterà. È venuto qui per incontrarsi con Sir Stanley Woodland. Se sa risposta, domanda non è necessaria. Sta cercando di dirmi che non sa perché Sir Stanley Woodland l'ha fatto venire qui a Shanghai. Anche su questo devo tacere. Allora, Mr. Chan, uccideremo lei e suo figlio. Conclusioni affrettate sono... come zampe di mulo, danno calci.
Cosa intende dire? Se noi muore, lei anche muore. Sì? Io non sono solo. Suggerisco guardare fuori finestra. Molto interessante. Mendicante? Non è mendicante, ma vero bravo agente. Un agente? Esatto, un agente. Appena ve ne siete andati, ha telefonato il commissario. E quando gli ho detto cos'era successo, ha subito mandato un agente dietro di voi. Ormai tutto l'isolato sarà circondato dalla polizia. È vero. Ha parlato con un poliziotto uscendo dall'hotel. Visto? Non sono solo. Dai, papà, andiamo via. Vieni. Molto fiero di Atletico, figlio. Come dici tu, tela. È sicuro che Sir Stanley non ha lasciato un messaggio per me? Non che io sappia, Mr. Andrews. Una sigaretta? Grazie. Faccia come fosse a casa sua. Io vado a darmi una rinfrescata. Voglio togliermi di dosso l'odore di salsedine. Brutto viaggio. Chiedo scusa, signore. La lavanderia della nave ha rovinato le camicie di Sir Andrews. Lei sa per caso dove posso comprarne delle altre? C'è un negozietto a 200 metri sulla destra, sullo Gauss. Grazie, signore. È l'appartamento di Mr. Andrews? Sì, signora. Chi devo dire? Miss Diana Woodland e il colonnello Watkins. Philip Nash è con Mr. Andrews? Mr. Nash è di là nello studio. Vado ad annunciarla. Eccomi. Con permesso. Diana ha pensato che ti trovavi qui, Philip. L'ho scoperta nella scrivania dello zio Stanley. Il colonnello ha ritenuto di doverla portare qui. È indirizzata a Mr. Andrews. Oh, Mr. Andrews. Miss Woodland. Le mie sentite condoglianze, Miss Woodland. La ringrazio molto. E questo è il colonnello Watkins, commissario della Polizia di Stato. È un piacere conoscerla, Mr. Andrews. La ringrazio. Avete qualcosa per me? Sì, era nella scrivania di mio zio. Riteniamo che forse contiene delle informazioni che potrebbero far luce sulla morte di Sir Stanley. Vogliate perdonarmi? Caro Andrews, ti prego di scusarmi se non potrò venire al porto. Nash, il mio segretario, ti ha preparato l'appartamento. Se può esserti utile, non esitare a ricorrere a lui. Cordialmente, Stanley Woodland. Niente che possa aiutarci, colonnello. Scusate, prego. Sì? Sì, fatelo salire. Spero non si dispiaccia, ma aspetto una persona molto importante che sarà qui tra breve. Sì, ma certo, si figuri. Beh, ci vedremo presto, spero. No, no, non vada via. Se uscite sul terrazzo c'è una piacevole brezza. Vi raggiungo per un drink tra poco. Beh, splendida idea, Philip? Oh, ma certo. Mr. Andrews? Sì, si accomodi. Scusi, vengono da... Ho visite. Da questa parte. È una faccenda così importante che non mi fido di nessuno. Molto saggio. Vuole sedere? Grazie.
Philip Nash mi ha detto che lei e Sir Woodland non siete riusciti ad avere una conversazione in privato. Molto sfortunatamente. Lei sa perché l'aveva chiamata? Lettera di Sir Woodland molto vaga. Vorrei spiegazioni, prego. Come lei saprà, Sir Stanley era un agente segreto del governo inglese. Ed io faccio parte dei servizi segreti americani. Collaboravamo con la commissione anti-oppio e con alcuni membri del governo cinese in questa operazione. Stavamo programmando una campagna per sgominare una banda di trafficanti che ha scelto Shanghai per lo smistamento della droga. È una grave situazione, Mr. Chan. È terrificante il prezzo di vite umane pagato per questo orrendo traffico. Incanto di papavero nasconde odore di morte. Io sono molto preoccupato. Sir Stanley è stato ucciso perché sapeva troppo. Ha lasciato rapporto? Sembra di no. Oh, devo fare un'importante telefonata per Mr. Andrews, permettete? Faccia pure, ragazzo. Grazie. Ma sia qui quando Sir Andrews avrà finito. È stata un'idea di Sir Stanley che lei, conoscendo la lingua e i costumi del suo paese, sarebbe riuscito dove noi potevamo fallire. Fiducia molto lusinghiera. E ben riposta. Ringrazio molto. Commissario polizia, può aiutare? No, abbiamo pensato che era meglio limitare a noi tre lo svolgimento delle indagini. Chi ha tentato uccisione di umile sottoscritto conosce come tanti altri nostri scopi. Hanno provato ad uccidere anche lei. Ragno non tesse sua tela per sola mosca. Segretario di Sir Stanley, lavora per lei? Lavorerà, sì. Sir Stanley aveva la massima fiducia in lui. Lei può identificare uomini che cerchiamo? No. Sir Stanley non ne ha parlato a nessuno. Non so da dove cominciare. Lungo viaggio, lei sa che vuole solo tempo. Sta bene, Charlie? Sì. No, no, non rischi. No, no, non sia così pazzo. Non c'è pericolo. Chi c'era qui dentro? Non so. Il colonnello e la signorina sono salvi? Cos'è tutta questa agitazione? Hanno sparato a Mr. Chan da questa stanza. Charlie, sei ferito? No. Ho telefonato a suo figlio e mi ha detto... Prego, spiego dopo. Arrivi adesso? Sì, signore. C'era nessuno nella hall? No, signore. E nemmeno qui dentro. Eccetto Mr. Nash. Stava arrivando dalla camera da letto, credo. Oh, era andato a fare una telefonata per lei. Cosa? Che telefonata? Pronto, centralino? Centralino, può dirmi se è stata fatta una chiamata da questa stanza negli ultimi 10 minuti? Grazie. E allora? Charlie, le spiace guardare in quella camera? Oh, Philip. Cosa stavi cercando nelle mie valigie? Perquisitelo. Oh, Philip, non permetti. Cara, ti prego. Ecco. La lettera di Sir Stanley. Ma perché doveva prenderla se non è importante? Posso? Sì. Lei vada alla porta. Sì, signore. Impronte digitali. È probabile. Possiamo controllare al commissariato. Questo non è necessario. Mi dà piumino di cipria, prego? Sì.
Osservi, cicatrice su pollice. La mano destra, prego. Sì, ha una cicatrice. Nash, lei è in arresto per aver tentato di uccidere Mr. Chan. Philip, non può essere stato lui. Ti prego, Diana. Ha niente da dire? La devo avvertire che qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro di lei. Lei sta commettendo un grosso errore. Mi dispiace, Diana, ma sarà la giuria a deciderlo. Philip è l'unico che non può spiegare i suoi movimenti durante la sparatoria. Il cameriere stava entrando da quella porta e non ha visto nessuno. Io ero sul terrazzo con Miss Woodland e lei e Mr. Chang nello studio. E lui è stato visto vicino al luogo dello sparo. Nessuno può essere uscito dalla finestra perché è chiusa dall'interno. E per finire, c'è una sua impronta digitale proprio sul calcio di questa pistola. Ora direi che il caso è chiarissimo. Non trova Charlie? Charlie? Veda chi è. Charlie, come mai è andato via? Per molto interessante scoperta. Ma Charlie, il caso è più evidente del naso sulla sua faccia. Occhio di faccia non sempre vede naso. Va bene, qual è la gran scoperta? Molto possibile che qualcuno è uscito da finestra. Ora è chiusa dall'interno. Molte umili scuse. Ti mostrerò che banale fiammifero è indizio. Esaminare, prego. Beh, io non ci vedo niente di strano. Notata macchia d'olio? Sì. E su maniglia? Cigolava e l'hanno oliata. Ma forse c'è chi ha avuto altro motivo. Ora dimostro. Ma no, ascolta, cara, niente mi farebbe più piacere di portarti fuori stasera, ma quante volte ti devo dire che ancora non so se mi sarà possibile. Credimi. Mi dispiace molto, non ho altro da dire. Mr. Chan non ha dichiarazioni da fare. Ciao, papà. Oh, va bene. Ecco i soldi. È la tariffa di una telefonata d'amore che ho fatto. Ringrazio molto. Stanco? No. Vengo da gradevole gita su scala antincendio. Hai una traccia? Sparo nel buio, a volte c'entra il bersaglio. Hai letto? Io non ci vedo niente di strano. Osserva questa. Non capisco. Lettera insignificante in busta con scritto importante. Ci sei? Mi dispiace, papà, ma non ci sono. Hai letto? Ho appena fatto un'importante scoperta su un certo Ivan Marlov. Mi stanno sorvegliando. Usa questo codice come avevamo stabilito. Firmato W. Ehi, papà, tu pensi che sia lo stesso che ti ha rapito? Molto elementare conclusione. Beh, io credo che... Tu cosa pensi? Questo molto strano. Mr. Andrews non crede che lettera è importante. Ah, ecco,
Avrebbe dovuto, perché se lavorava al caso insieme a Sir Stanley, doveva conoscere la scrittura invisibile. Molto eccellente conclusione. Sono fiero di te. E ora cosa farai? Domande a Mr. Andrews. Sono Mr. Andrews. C'è il signor Chan? Entri, prego. È più di un'ora che provo a chiamarla, Mr. Chan, ma da sempre occupato. Spiacente. Figlio romantico. Ah, capisco. Vuole sedersi, prego. Grazie. Vero grande onore ricevere visita in umile hotel. Posso offrire da bere, prego? Sì, grazie. Scotch. Liquore e ghiaccio come doccia estiva porta grande sollievo. Oh, non si unisce a me. Conservo sete per meno forte tè cinese. Ah. Sigaretta? Grazie. Lei è molto ospitale, Mr. Chan, ma non sempre educato. Quando se n'è andato oggi e dopo che gli altri erano usciti, ho pensato che sarebbe tornato. Spiacente, Mr. Andrews. Sir Woodland aveva seri motivi per mandarmi una banale lettera in una busta, con ben chiara la scritta importante, e lei me l'ha sottratta. Chiedo scusa. Ho brutta abitudine di raccogliere indizi. Avevo ragione. Devo cercare uomo di nome Marlowe. L'ha scoperto anche lei? Vizio di non fidarsi di nessuno, ho fatto dubitare anche di lei. Sono spiacente. Considerato quello che è successo, non posso darle torto. Ma deve capire che non potevo mostrarle il messaggio segreto davanti agli altri. Eccellente precauzione. È già una buona traccia. Possiamo cominciare a lavorarci sopra. Perquisiamo casa di rapitori. Cerchiamo indizio. Ma lei lo sa dov'è? Ho ottime ragioni per ricordare. Bene, allora andiamo. Vengo con te, papà. Contraddizione, prego, tu resti qui. E lascia stare il telefono. Se il suo amico Marlowe era l'uomo nell'ombra, è scappato con gli altri. I topi sanno quando lasciare Mark. Thank you.
riconosce queste impronte con cicatrice? Vediamo. Sono di Nash sicuramente. Chi c'è? Hanno dato molto spavento. In alto, prego. Cosa fai qui? Voglio aiutarti. Non sapevo in cosa vi sareste cacciati tu e Mr. Andrews. E allora sono venuto, per sicurezza. E preso idea di travestimento da manuale di detective? Già, non è perfetto. Mi presti questo libro domani? Certo. Tu mi sfotti, papà. Al contrario, apprezzo molto. Per sicurezza. Consiglio non parlare a polizia di scoperta. Credo sia meglio. Hai ordini, papà? 5. Tornare in hotel. Bruciare costume. Studiare manuale. Staccare telefono. E fare bagno perché puzzi. Ok. Lei ha detto che riconoscerebbe quegli uomini se li rivedesse. Eccetto uomo dietro a luci. Ma riconosco accento. E quella telefonista del suo hotel? Molto bella brunetta. Immagino che lei la ricordi, Charlie? Fatta ottima impressione. Lei combatte una gang di disperati. Il mio dipartimento è a sua disposizione se ne ha bisogno. Segretezza e discrezione sono molto importanti, colonnello. Apprezzo molto sua offerta. Va bene, signori. È il vostro funerale. Spero di no. Scusate. Sì? C'è Miss Woodland, signore. Dica che aspetti. Bene. C'è Miss Woodland. Vuole vedere Mr. Nash. Beh, Sam, è davvero difficile credere che un bravo giovane come quel Nash abbia tentato di uccidere. L'ha interrogato? Non vuole parlare. Può darsi Miss Woodland ci può riuscire. Se vogliamo provare. Dickie. Sì, signore. Introduca Miss Woodland subito. Colonnello, lei sa che non è Philip che ha cercato di uccidere Mr. Chan. Ma Diana, mia cara, le prove sono schiaccianti. Mr. Andrews. Mi dispiace, Miss Woodland. Lei gli crede, vero? Situazione per giovane uomo molto grave. Ma lei ha dimostrato che qualcun altro ha aperto la finestra. Correzione, prego. Solo provato che uno l'ha aperta. Contavo su di lei, Mr. Chan. Mi sono sbagliata. Vorrei vederlo. È mio dovere dirle che Philip adesso è in una situazione critica e due parole con lei a questo punto potrebbero essergli molto utili. Lo faccia parlare. Tenterò. Baking. Sì, signore. Mi mandi Nash immediatamente in anticamera. Sì. Venga, Diana. Grazie. Ora sentiremo che cosa ha da dire. Cinque minuti, Miss Woodland. Diana, non dovevi venire qui. Sì che dovevo. Non hai niente da dire che possa risolvere questo terribile equivoco. Io non ho più argomenti. Quello che è fatto è fatto. Se mi credono colpevole, beh, non posso farci niente. Ma devi difenderti dalle accuse. Signori, mi spiace. Nash. Io metto in moto la macchina. Tutti da quella parte.
Non si muova. Un momento. Solo cane scemo insegue uccello in volo. Sono due pazzi. Bacon, Bacon! Incredibile che una ragazza come Miss Woodland abbia aiutato un probabile assassino a scappare di prigione. Non c'è dubbio, Mr. Chang. È lui il nostro uomo. Uomo innocente non scappa di certo. Signore, che è successo? Bacon, prenda ogni agente disponibile. Perquisisca il quartiere, se serve anche tutta la città. Trovatelo e portatelo qui. Allora Mr. Nash è scappato. E io che cosa ho detto? Ma certo che è scappato! Che cosa aspetta? Vado. Lei? Lei? Vuoi darla da bere, vecchio straccione? Ehi, papà, vuoi dire a questi energumeni di lasciarmi andare? L'abbiamo preso mentre stava scendendo dalla scala antincendi. Questo certo voleva rubare, ci vuole la polizia. Calma. Vestiti stracciati di pezzente nascondono caro diletto figliolo. Eh? Oh. Ma guarda che razza di scherzi. Sembrava un ladro. Via, fuori! Ti prego, aspetta un attimo prima di sgridarmi, papà. Stavo venendo qui quando ho rivisto l'autista che mi aveva colpito a tradimento nel taxi. Seguito? Beh, certo, sì. È entrato in un brutto locale di fronte al porto, il caffè Versailles. Tu non hai chiamato polizia? Certamente no. Sono corso qui per dirtelo. Molto bene. Allo? Sì, signore. È Mr. Andrews. Charlie Chan parla. La prego, mi raggiunga qui subito. Credo che il caso sia risolto. Arrivo come vento. Che è successo? Hai novità? Vengo con te. Non c'è tempo per parlare. Ho importante impegno per te, ma devi fare in fretta. Ok, papà. Spiacente per ritardo. Bloccato da traffico. Si accomodi, Mr. Chan. Felice a rinnovare sua conoscenza. È quello di mio rapimento. Ah, oh, allora è uno di loro. L'ho sorpreso frugare tra le mie carte. Ora devi parlare. Dov'è Marlowe? Non conosco nessun Marlowe. Andiamo, dov'è Marlowe? Mi ha detto che non lo so. Adesso lo vedremo. Allora, vuoi parlare? Sì, lasciatemi. È al caffè Versailles. Lei conosce il posto? È facile trovare. '53, a rapporto sull'operazione 4557. Fate circondare il caffè Versailles dalla polizia. State pronti a intervenire. Bene. Sarebbe stupido affrontare quella gentaglia da soli. Un uomo non può spostare una montagna. Ma due possono iniziare a scavare. Sorveglia quel tipo. Se fa storia, chiama la polizia. D'accordo. Allora? Come dice mio erede, diamoci una mossa. Gli è piaciuto farmi saltare i denti. Potrai rifarti con gli interessi quando entreranno in quel bel posticino del caffè Versailles. Andiamo. Thank you.
danza orientale sa il fatto suo, eh? Fin da bambina le preparano a danzare. Guarda un po' cosa c'è scritto qui sopra. Sì, leggi, leggi. Whisky. Guarda, ecco il mio vecchio amico di Chan King. Ma bene, abbiamo molte cose da dirci. Girati. E adesso scendi giù. Dove l'hai trovato? Stava curiosando di sopra. Lei è Marlof, vero? Già. Sono nei guai. La polizia mi insegue e devo andarmene da Shanghai. Senta, Marlof, lei ha una nave là sul fiume e io devo imbarcarmi per l'America. Ne sai di cose, vero? Lei non ha più spazio, deve lasciare Shanghai stanotte. Posso dirle ogni mossa che Charlie Chan farà. Questo può valere qualcosa. Certo che può valere. Non qui, pezzo di idiota. Vuoi fare sapere a tutti lassù quello che stiamo facendo? Ascoltami, spia. La tua evasione dal carcere era solo un trucco organizzato dal tuo amico Charlie Chan. E noi ti stavamo aspettando. Certo che andrai in America. Oh! Stanno arrivando. Bene. Torna di sopra. Fai da esca. Quando loro verranno giù, li riceveremo. Su, sbrighiamoci. E di quello che ne facciamo? Lo portiamo a bordo. Quando saremo in alto mare lo butteremo ai pesci. Sarsapariglia. Come dice? Sarsapariglia. Non abbiamo. Io temo che dovrà seguire un cattivo esempio. Scotch per due, fa svelto. Non c'è molto da scegliere. Una bottiglia di whisky e due bicchieri. È il tassista che ha visto il mio rapimento. Tardo, Mr. Chan. Attento, lei non ha mai bevuto niente di più forte del tè. Apparenza a volte inganna, come lupo in veste di agnello. Oh, ma è chiaro. La spediscono in casse di vino.
luogo d'imbarco, non lontano. Fiume scorre qui accanto. Il che vuol dire che arriva per via fluviale. È ottima deduzione. Botola, forse porta al fiume. Ha indovinato. Ha una torcia? Cerchi di fare luce laggiù. Vede? C'è una barca nel buio, ma non si vede nessuno. Controlliamo. Bene, Mr. Chan. Vada avanti lei con la torcia. Poi da laggiù avvertirò i miei uomini e porteremo la barca al nostro attracco. Ammiro enormemente efficienza ai suoi agenti. Già. Irrisoria imitazione di faro, sembra avere problemi interni. La diami. Funziona. Una motobarca. Forse polizia che lei ha chiamato per circondare il posto. Di qui non escono. Prendi il pistolo. Fermi lì e non fate scherzi. Avanti, salì. Su, presto. Come va, Charlie? Un po' in ritardo, Charlie, ma siamo arrivati. Scusi se non ho potuto fare di più, Mr. Chan, ma Marloff ha scoperto il nostro piano di evasione. Ringrazio molto per abile assistenza offerta finora. Forrest, che cosa ci fa qui? Mai si sa abbastanza sui domestici. Deve credere. Forrest è della gang. Lui ha tentato uccidere me in suo appartamento. Scappato da finestra, è ricomparso come se entrato da porta. Ah, posso crederci ora. Ma le impronte di Nash sulla pistola? Marloff crede che Philip sa troppo a causa di sua posizione con Sam Stanley. Così usato finta impronta digitale per creare impressione che tentato uccidermi. Tampone di inchiostro in casa di rapitori con impronte digitali su carta, molto abile piano. Così Marloff è anche responsabile per la pistola che uccise Sir Stanley alla cena. E fu uno della banda che cercò di colpirla al suo hotel. Questo probabile. Mr. Chang merita i ringraziamenti del governo degli Stati Uniti per l'aiuto che ha dato. Governo in debito anche con lei, io credo. Senza abile guida, impossibile trovare deposito di oppio. Divideremo l'onore, Mr. Chang. Sarò molto felice di aiutarla ad arrestare questi uomini. Li porteremo con la loro barca al nostro attracco. Certo, e la ringrazio. Sulla nostra lancia non c'è posto. D'accordo, portateli via. Perdoni, prego. Ancora un prigioniero da aggiungere. E chi è? Vero capo di banda di trafficanti. Mani in alto. Ci faremo due risate quando tutto sarà finito. Portateli via. Sulle mani. Togliere pistola al signore, prego. Ehi, papà. Ho una fotografia di Andrews e un telegramma da Washington. Quest'uomo non è Mr. Andrews. Leggi telegramma, prego. Andrews, agente 53, ufficio investigativo. Inviato per sgominare il traffico d'oppio a Shanghai. Ucciso a San Francisco 3 settimane fa. Assassino ancora latitante. Conferma di prova molto gratificante. Lei si spacciava per G-Man, ora rivelato un non G-Man. Giovane Mr. Nash, quando legge corrispondenza indirizzata a Sam Stanley da Dipartimento di Giustizia in Washington, scoperto che autentico Mr. Andrews non fuma e non beve. Quando venuto a reclamare lettera privata di Sam Stanley al vero Mr. Andrews,
Lui è furbo a scoprire scrittura segreta, ma molto stupido ad accettare scotch e sigaretta. Anche stupido a fare telefonata finta a polizia. Fortunatamente, umile Chan ha precauzione di avvertire commissario. Lei è molto bravo, però. Grazie. Di niente. Lei ha dato molta corda per fare ottimo cappio per collo. Portate lui con barca a molo governativo. Consiglio andare da fidanzata. Lei ora sta aspettando casa. Charlie è davvero in gamba. Ringrazio molto. Va a casa. Ok, ora per una telefonata a ragazza. Ringrazio molto, pa.